Nome: Manuel. Alessia. Età: 29. 31. Altezza: 1,78. Segno zodiacale: Gemelli. Scorpione. Come ti chiamano gli amici? Peruviano. Allora, gli amici mi chiamano Peruviana, ma a me non mi piace, io preferirei che mi chiamano Ale, basta. Come e dove vi siete conosciuti? Sul posto di lavoro. Ci siamo conosciuti al Benetton. Vi siete piaciuti subito? A dirti la verità, di più io, lui all'inizio non mi guardava proprio. Lei comunque era un ragazzo, però vabbè sì, ci siamo piaciuti subito. Chi dei due ci ha provato per primo? Io. E lei. Da quanti anni siete insieme? 7 anni e mezzo. 7 anni e 9 mesi. Quanti figli vorreste avere nella vostra vita? Io uno. Due. Dove avete fatto sesso la prima volta? In macchina. Ad Amburgo comunque. La vostra espressione prima di fare l'amore? Cioè, un'espressione adesso è difficile farla, comunque vabbè, è spontaneo, non lo so, boh. Dopo averlo fatto, che faccia fate? Con gli occhi chiusi, così splaff. Chi prende l'iniziativa sessualmente? Tutti e due. Ma di solito entrambi. I vostri soprannomi in intimità? No. Ma non li abbiamo. Ma non lo so, non è che abbiamo dei soprannomi. Posizione preferita? Tradizionale, classica, io sopra, lei sotto. Sotto. Cambieresti il tuo partner con un altro? No, assolutamente no. Imita Alessia quando si arrabbia. Allora Manuel, adesso basta, metti a posto, sembra tutto in disordine, Non si arrabbia. Mi arrabbio solo io da sola, mi dice litiga da sola e stai tranquilla. Chi è il più intelligente? Io. Mi sa lei, però io sono più furbo. E il più geloso? Lei di sicuro. Io, lui zero. Canta una canzone dedicata al tuo amore. Oh madonna. E tu? Quel tuo sorriso tu, in ogni mio pensiero tu. Ed io restavo zitto io, per non sciupare tutto io. Quella di Jovanotti mi piace, a te. E come fa? Proprio breve breve. A te che sei? Semplicemente sei compagna dei giorni miei. E basta, se non mi viene a piangere, basta. Allora, da domani inizia la vostra vita insieme da moglie e marito. Di all'altro che cosa dovrà cambiare caratterialmente. Secondo me l'unica cosa che potrebbe migliorare è il carattere. E soprattutto non si deve arrabbiare così tanto. Stai tranquilla. Allora, a me sinceramente lui va bene com'è. L'unica cosa che mi piacerebbe è che fosse un pochino più romantico. Però mi sa che le persone non le puoi cambiare. Però fa niente, preferisco che abbia altri aspetti positivi, questo fa niente. Ok, grazie dell'intervista e mando un saluto affettuoso a tutti i tuoi amici. Ciao, ci vediamo al matrimonio. Ciao ragazzini e ragazzine, ci vediamo il 26 aprile.